Bene. Presidente Strever, parte questa edizione di Mediterranea, 34esima, importantissima per tutta la nostra regione. Direi proprio di sì, perché qui cerchiamo di esporre le eccellenze del nostro sistema agroalimentare. Che cosa potete dare come aiuto? Intanto aiutarli nei mercati, far conoscere i nostri prodotti al resto del mondo, perché abbiamo delle eccellenze che hanno bisogno di essere pubblicizzate. Ma guarda, io sono onorato di essere arrivata alla 34esima, spero di farne ancora tante e che queste manifestazioni si ripetano ancora più importanti, più grosse, più attrezzate per far conoscere le nostre bontà al resto del mondo. È una manifestazione importante perché coniuga alcuni segmenti che l'Abruzzo deve continuare a sviluppare, e cioè quello di inserire all'interno di un percorso turistico la sua produzione enogastronomica a tutti i livelli. Dobbiamo offrire un prodotto di altissima qualità e siamo in grado di offrirlo, dobbiamo essere in grado di farlo conoscere. È una manifestazione di altissimo livello che si svolge in una location come il porto turistico, che credo che sia dia il senso di ciò che questa manifestazione oggi rappresenta. D'altronde, essere arrivati alla 34esima edizione significa che è una manifestazione che ha un riconoscimento, e su questo dobbiamo insistere, farle qua in Abruzzo quando è il momento che arrivi i turisti, ma magari uscire fuori dai confini dell'Abruzzo quando andiamo a fare le fiere, andiamo a fare qualche altra, a presentare l'Abruzzo.